Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video sui grandi fotografi. Oggi parliamo di un personaggio molto molto particolare, che a modo suo, direi anche pressoché unico, ha dato un grosso graffio e ha lasciato un forte segno nel mondo della fotografia. Parliamo di Miroslav Tichý, che nasce il 20 novembre del 1926 in Repubblica Ceca, precisamente a Chyiv. Inizia la sua carriera artistica come pittore, studia all'Accademia delle Belle Arti ed entra a fare parte di un collettivo artistico che a quei tempi era contrario e ribelle al regime dominante. Negli anni 50 scopre la fotografia, sostenendo in un'intervista successiva che la pittura era per lui limitante, e cito le sue parole: "Tutti i disegni sono già stati disegnati. Tutti i dipinti sono già stati dipinti. Cos'era rimasto per me?" Miroslav, durante la primavera di Praga e l'opposizione al regime, passa lunghi soggiorni tra carceri e ospedali psichiatrici. Infatti presenta forti segni di instabilità mentale e la sua persona, il suo modo di comunicare, il suo modo di esprimersi, la sua arte, erano visti come una minaccia, come un pericolo. Miroslav era una persona libera, indipendente, eccentrica e probabilmente in senso buono, ma non solo, folle. Decide di vivere in una baracca di legno, quindi rinuncia ad una vita normale, rinuncia in un certo senso alla società e si stabilisce nella città della sua infanzia. Per vario tempo decide di scattare 100 fotografie al giorno. E quando in un'intervista successiva gli viene chiesto se questa era una sorta di regola, una sorta di imposizione, risponde in modo negativo, spiegando che tutto per lui dipendeva dal tempo, ed era proprio il tempo che decideva, non lui. Esce ogni giorno per realizzare scatti e la sua particolarità era quella di autocostruirsi l'attrezzatura fotografica, quindi le sue macchine erano costruite con lattine, tubi di cartone, pezzi di stoffa e alcuni pezzi di macchine fotografiche in disuso oppure non più funzionanti che lui andava ad estrarre, a raccattare in giro per le strade, nei mercatini, nei negozi da conoscenti e unendole creava i suoi mezzi fotografici. Quindi lui non ha mai avuto una macchina, diciamo, consumer, una macchina in commercio, se l'è sempre autocostruite. Questa è una delle sue grandi particolarità, perché la gente che lo vedeva, siccome era tutti i giorni per strada, era un homeless sostanzialmente, pensava che lui scherzasse quando puntava loro la macchina fotografica, tanto che molti di loro si mettevano in posa, scherzavano e giocavano, inconsci del fatto che in realtà, dietro quella macchina, Miroslav stava realizzando la sua opera, stava realizzando tutte le sue fotografie. Quindi questo caratterizza perfettamente il suo stile, sia dal punto di vista del successivo sviluppo, dove avevamo queste foto rovinate, molto vintage, strappate, con carte differenti una dall'altra. Insomma, lui dava proprio se stesso nelle fotografie. Era una sorta di homeless, viveva la maggior parte della sua vita per strada, la sua abitazione era una baracca di legno pienissima di cose, di oggetti. E quindi nella sua fotografia metteva tutto se stesso. Le donne della sua città sono sempre state i suoi soggetti preferiti, i soggetti principali della sua opera, i soggetti principali delle sue fotografie. E Miroslav non si limitava a fotografarle in modo comune, come era già stato visto comunque in quegli anni, principalmente dal 1960 al 1985, che è stato, diciamo, il periodo massimo della sua produzione fotografica, bensì andava a notare ed immortalare tutti i vari dettagli che trovava. Poteva essere cellulite, poteva essere una calza smagliata, delle scarpe, dei piedi, e andava a immortalare queste donne in situazioni comuni, quindi donne sdraiate su prati, affacciate ad un balcone, sedute su una panchina intente a chiacchierare, mentre passeggiavano per la strada. Insomma, lui era un osservatore della sua città e probabilmente la conosceva molto bene, e tanti di loro conoscevano lui, ma non gli davano peso, non pensavano che stesse realizzando
tutto questo ben di Dio, perché la sua produzione è veramente, a mio parere, meravigliosa. Miroslav sapeva appunto cogliere moltissimi dettagli e questo diviene sicuramente parte fondamentale del suo stile e in un certo senso contraddizione col suo essere, ovvero persona in un certo senso estroversa ma sensibile, libera ma forse alla ricerca di qualcosa, forse alla ricerca di una vita più normale, nonostante lui stesso avesse in un certo senso rinunciato ad una vita normale. E qui nasce un po' la contraddizione dell'artista, perché Miroslav era proprio un artista. A lui interessavano gesti, smorfie, come vi dicevo prima, elementi che magari una calza smagliata, per esempio, o la cellulite, a quei tempi, come anche ora, non erano visti come segno di bellezza. Invece lui riusciva a rendere quella realtà cruda e dura, per quello che era, una poesia. Infatti Miroslav, a mio parere, era un poeta della fotografia. Rimane sconosciuto fino al 2004, quando viene scoperto da uno storico e critico d'arte svizzero, Zeman Harald, che gli organizza una mostra alla Biennale di Arte Contemporanea di Siviglia. E da quel momento Miroslav ottiene un successo mondiale. Muore nel 2011 e sulla sua insolita vita ha scritto una ormai celebre poesia, che citano anche tutte le brevi biografie che troviamo online e su alcuni libri. E ve la leggo perché penso che possa spiegare molto del suo essere. Se fosse una passione, sarebbe il people watching. Se fosse l'arte, sarebbe un'idea. Se fosse un'ossessione, sarebbe una donna. Se fosse un oggetto, sarebbe qualsiasi oggetto. Se fosse un posto, il cassetto di un comodino. Se fosse un limite, sarebbe il tempo. Se fosse lui, sarebbe un bel nome. Questa è la poesia che Miroslav ha scritto sulla sua vita. Allora, avete visto alcuni scatti? Come sempre vi lascio in descrizione alcune letture molto interessanti che vi consiglio. Diciamo due parole su questo autore, su questo artista. Miroslav, a mio parere, si racchiude in una sorta di ricerca. Una ricerca forse del senso della vita, dello sfruttare la libertà, ma forse anche della mancanza di qualcosa. L'ho sempre visto un po' con malinconia. E nella sua poesia anche la frase «Se fosse un oggetto, sarebbe qualsiasi oggetto» raffigura un senso di adattamento. Va bene tutto, non è un problema. Posso costruire tutto, posso costruire le mie macchine fotografiche, non c'è alcun tipo di problema. Ma successivamente scrive, se fosse un posto, sarebbe il cassetto di un comodino. A me questa cosa mi ha sempre trasmesso molta malinconia, perché il cassetto di un comodino si presuppone sia a fianco a un letto, in una stanza, in una casa, normale. Magari con una donna, una compagna, le donne che lui ha tanto amato, tanto ricercato, tanto immortalato soprattutto. Forse era proprio quella, in un certo senso, la sua mancanza. Questo non lo sapremo mai. Possiamo solo godere del suo occhio e della sua sensibilità. Però vi invito a leggere con calma voi la poesia. Ve la metto nelle citazioni alla fine di questo video, magari con un'altra frase. Perché a mio parere è molto molto intensa, nonostante di primo acchito possa sembrare semplice e quasi folle. Quindi spero di avervi fatto conoscere un artista diverso dal solito, senza ombra di dubbio, e che magari non conoscevate ancora, a meno che avete letto magari qualche articolo online. Vi ricordo che in descrizione vi lascio un paio di link di Amazon con delle letture interessanti. Lasciatemi un commento dicendo quello che pensate degli scatti di Miroslav, lasciate un like se il video vi è piaciuto e condividetelo se pensate che a qualche vostro amico possa interessare questo autore, questo artista. Io vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce.